sua famiglia adottiva, la cittadinanza di Diamante, lo ricorderà così, con il suo sorriso docile, umile e caritatevole. Quel sorriso che per 44 dei suoi 75 anni di vita terrena ha dispensato a chiunque si rivolgesse a lui. Per tutti quei fratelli che ha accompagnato nel cammino dell'incontro con Dio, Don Leonardo Aloise è stato un vero dono del Signore, un missionario autentico, un pastore buono. Impossibile dimenticare la cura con la quale nelle sue omelie sceglieva i vocaboli per spiegare la parola di Dio e quella sua pacata convinzione che penetrava l'anima. L'esperienza della casa canonica per tanti giovani che lo hanno poi seguito nel cammino neocatecumenale, l'apertura al mondo degli scout, la disponibilità quotidiana, gli anni passati tra i banchi di scuola come insegnante ne hanno fatto un punto di riferimento chiaro, distinto. Ha lasciato questa terra dopo una lunga serie di problemi di salute, ma per lui che predicava il messaggio di Dio, la salvezza della resurrezione e la vita eterna sarà stato un passaggio lieve. È stato accompagnato da lacrime e da canti di gioia nel giorno del suo incontro con il Padre, giorno in cui Diamante ha osservato il lutto cittadino, ma non per disperarsi, soltanto per poter partecipare alla sua festa, per confermargli che quel messaggio di speranza e di vita eterna i suoi fratelli più piccoli lo hanno fatto proprio. Buon viaggio, Don Leonardo. Tutti sanno che da lassù guiderai il tuo gregge con ancora maggiore sapienza e dedizione.